Ciao a tutti, io sono Independent, questo è il mio cellulare a tema Pokémon e questo è Plug Inc. Oggi ho deciso di parlarvi. Sì, bentornata, grazie, te ne vai, perfetto. Dicevo, oggi ho deciso di parlarvi di questo simpatico giochino che da diverso tempo ormai sta infestando le nostre menti. Se non lo conoscete, conoscetelo. Nel senso che ormai è diventato abbastanza famoso e per vostra cultura personale vi conviene giocarci almeno una volta nella vostra vita. Vi assicuro che non ve ne pentirete, ma soprattutto che non potrete mai più farne a meno. Rimarrete attaccati al cellulare, vita natural durante. No, vabbè, forse questo è un pochino esagerato, però comunque è un gran bel gioco. È presente per iOS e anche per piattaforme Android. Lo trovate nel vostro store. Per Android non sono sicura del prezzo, comunque per iOS costa 89 centesimi, è veramente poco per un gioco così bello, quindi vale assolutamente la pena scaricarlo. Di cosa si tratta? Si tratta di sterminare l'umanità. Sterminare l'umanità con tutte queste belle amenità che vedete. Abbiamo batteri, virus, funghi, parassiti, prioni, nanovirus, armi biologiche e, nella modalità speciale, se riuscite a sbloccarli, il verme Neurax e il virus Necroa. Queste due epidemie sconosciute probabilmente saranno introdotte poi con aggiornamenti futuri. Per adesso non ci sono mai state. Dunque, torniamo a noi. Lo scopo del gioco, come dicevo, è annientare la razza umana. Prima, ovviamente, che la razza umana annienti voi. Ognuno di questi tipi di epidemia ha le sue caratteristiche e il vostro scopo è sfruttarle al meglio per evitare di essere accoppati. Quindi i batteri avranno una loro caratteristica diversa da quella dell'arma biologica e dovrete conoscerle. Vi converrà imparare a conoscerle. Probabilmente all'inizio avrete un pochino di difficoltà, ma una volta che ci si prende la mano è un gioco abbastanza intuitivo. Quello che farò oggi è innanzitutto spiegarvi abbastanza brevemente e in modo facile come funziona. Per quelli di voi che magari non ci hanno mai giocato e che hanno intenzione di provare, oppure che non lo conoscono affatto, e in questo caso magari, ripeto, dateci un occhio. Oppure per quelli di voi che già lo conoscono e si sono incartati da qualche parte e non sono più riusciti ad andare avanti, magari vi può essere utile. Oppure ancora, se proprio non ve ne frega un cazzo, può essere divertente per voi sentirmi smadonnare dietro a questo simpatico giochino. Perché smadonnare? Perché proverò a giocare tutte queste modalità con difficoltà mega brutale. Si può anche togliere, quindi le modalità di base sono casuale, normale e brutale. La mega brutale è una cosa nuova nuova, è stata introdotta da un mesetto, quindi molto molto recente, ed è veramente mega brutale, cioè è stronza come pochi. È difficile da battere, gli esseri umani sono delle troie, cercano di curarti sempre, si ammazzano a vicenda pur di eliminarti, di conseguenza è veramente molto difficile. Io oggi ci proverò, parto come avete visto con il batterio, che è una delle epidemie più difficili, devo dire. Qui possiamo dare un nome, io scelgo HF perché lo dedico a tutti voi, in senso buono ovviamente. Allora, la prima cosa che vi chiedo di fare è modificare il vostro codice genetico. Quindi abbiamo varie opzioni che possiamo modificare. Allora, questi sono i geni DNA. Questi geni ti forniscono più DNA in diversi modi. Devi selezionarne uno e inserirlo nel tuo codice genetico. A me piace molto l'opzione interruttore catalitico. L'interruttore catalitico permette di ottenere DNA bonus facendo scoppiare le bolle blu cura, di cui vi parlerò tra pochissimo, quindi a breve capirete subito che cosa sono. È un'opzione molto utile. Questi sono invece i geni in mutazione, ti permettono di regolare la mutazione della tua epidemia. Io di solito uso imitazione genetica, rende la tua epidemia un po' più difficile da curare. Questo è veramente d'aiuto, soprattutto nelle modalità difficili. Geni viaggiatori, questa è un'altra opzione ancora. A me piace questa, purtroppo la qualità è molto bassa, quindi non so se si riesca a leggere. Questo è acquacito, aumenta le possibilità di diffusione via mare dell'epidemia.
Però, insomma, ne avete varie altre. Questo aumenta le possibilità di diffusione via terra, questo via aerea, questo aumenta le probabilità di attraversare un confine di terra chiuso e poi, insomma, questo bioma nativo aumenta l'infettività nel paese di inizio. Come vedete, avete ampia scelta. A me piace molto la diffusione via nave. Dunque, questi invece sono i geni ambientali, aumentano l'effetto dell'epidemia in determinati climi, per cui abbiamo clima arido, clima umido, ambienti rurali, ambienti cittadini, ambienti urbani, oppure questa è l'opzione estremofilo, ovvero si ha un bonus in tutti gli ambienti. Direi che non c'è nemmeno bisogno di dirvelo, questa è l'opzione decisamente più conveniente. Questi invece sono i geni evoluzione. I geni evoluzione danno delle particolarità, i miei preferiti sono questi tre. Abbiamo sintostasi, i costi dei sintomi non aumentano, patostasi, i costi delle abilità non aumentano, e transestasi, i costi di trasmissione non aumentano. Tutte queste tre rendono la tua epidemia un pochino più facile da curare, ma secondo me ne vale davvero la pena. Davvero molto. Ok, tutti questi geni come potete forse leggere, c'è scritto geni scoperti 100%. Questo è perché io il gioco l'ho già finito. Non ho fatto tutte le modalità mega brutali, ma ho sbloccato tutti questi geni. All'inizio non avrete tutte queste opzioni, appena iniziato il gioco. Esse verranno a sbloccarsi man mano che batterete i diversi livelli e i diversi gradi di difficoltà. Quindi inizialmente sarete un pochino più sfavoriti. Ora abbiamo finito. E appare la nostra mappa. Sono un nuovo batterio. Ci chiede di toccare il paese in cui iniziare l'epidemia. Allora, prima di scegliere il paese da cui iniziare, vi spiego un po' come funziona il menu. Allora, per prima cosa, qui sotto avete malattia. Il menu malattia vi permette di vedere, allora qui vabbè c'è luogo d'inizio, data d'inizio e morti quotidiane, infezioni al giorno, quindi vi dà più o meno una media delle persone che state infettando. Questi tre campi sono i campi in cui voi dovete evolvervi, ovvero trasmissione, ci sono tutti i vettori che potete utilizzare per trasmettervi, per aumentare la vostra infettività. I sintomi, ovvero vabbè, i sintomi che la vostra malattia verrà a dare, e le abilità. Le abilità sono resistenza al freddo, resistenza al caldo, resistenza ai farmaci, e poi di solito in quest'area trovate delle abilità tipiche del tipo di microrganismo che avete scelto. Sopra al campo malattia trovate l'indicazione DNA, al momento è a zero. Il DNA sale quando voi infettate più persone, oppure quando fate morire più persone, oppure quando scoppiate le varie bollicine che tra poco vi mostrerò. Il DNA serve per comprare tutto questo. Più punti DNA avete, più campate. Che cosa abbiamo qui? Il menu del mondo, che potete aprire cliccando qui, oppure cliccando qui. Ok, il menu del mondo vi dice a che punto siete, ovvero la cura se il mondo vi ha individuati oppure no, quanto sta progredendo la cura, quanto un paese dedica in termini economici alla cura e quanto c'è priorità alla ricerca. Mentre qui avete un riepilogo di diffusione infezione. Questo vi dà i paesi in salute, i paesi infetti e i paesi distrutti. Distrutti vuol dire che tutta la popolazione è morta. Ve li ritroverete per la maggior parte del tempo nei paesi infetti. Questo è un grafico del mondo, adesso lo trovate vuoto, comunque questi non sono particolarmente utili. La cosa veramente utile è il riepilogo di diffusione infezione, perché vi fa vedere quali paesi dovete ancora conquistare. Ok. Direi che abbiamo finito. Ah, queste sono le news. In alto trovate il campo news. Al momento è vuoto, poi man mano che compaiono vi spiegherò che cosa sono. Iniziamo. A me piace molto iniziare dalla Cina, come potete vedere. Ok, quindi inizi infettando il tuo primo umano, una sola persona, e
e da lì deve cercare di infettare tutto il resto del pianeta. Motivo per cui io solitamente scelgo la Cina. È un paese sovrappopolato, prima di tutto, quindi le persone sono molto a contatto tra loro e tendono a trasmettersi le malattie molto facilmente. Di conseguenza, un paese sovrappopolato è proprio l'ideale se dobbiamo cercare di trasmettere un batterio o qualsiasi altra cosa. Inoltre, non è un paese particolarmente ricco, quindi non investe moltissimo sulla ricerca e non investe moltissimo sui farmaci. Dunque, queste sono le news, alcune sono interessanti, altre come questa, non granché. Come dicevo, i paesi ricchi sono più difficili da infettare, si infettano molto più lentamente perché hanno farmaci avanzati, di conseguenza sono un pochino più protetti dalle epidemie. Mentre invece la Cina non fa parte di questa categoria, è diciamo un paese normale, non investe poco nella ricerca ma neanche tanto, quindi è abbastanza utile. Altro motivo per cui scelgo la Cina, allora ora la seleziono, come vedete qui è comparso Cina, fa niente, qui compare Cina, se io clicco mi appare il grafico della Cina, queste sono le informazioni. Mi dice che è un paese urbanizzato e che normalmente ha un clima equilibrato. Il clima equilibrato ci serve, o almeno, se voi volete iniziare da altri paesi siete liberissimi di farlo, tuttavia sappiate che se voi iniziate da un paese freddo, il vostro microorganismo avrà un vantaggio nel paese freddo e quindi uno svantaggio in un paese caldo. Mentre viceversa, se inizierete da un paese caldo, avrà più difficoltà a trasmettersi in un paese freddo. Quindi, ora che le premesse direi sono finite, utilizziamo i punti DNA per evolverci. Come vedete ne ho già accumulati 16. Quindi, come prima cosa, evolviamo le trasmissioni. Ora io evolverò la trasmissione via acqua. Questo è acqua 1. E mi sono evoluta. E, andato in abilità, vediamo che c'è resistenza batterica 1. Crea un guscio batterico come protezione contro tutti i climi. E direi che lo evolvo. Mi è rimasto un solo punto di DNA, per cui al momento non posso fare nient'altro. Dunque, altra cosa da sapere, presto lo vedrete probabilmente, o probabilmente l'avete già notato, ogni tanto appaiono delle bollicine. Magari adesso velocizziamo un pochino la faccenda, in modo da essere un po' più svelti. Ecco, come purtroppo l'ho dovuta cliccare in fretta, altrimenti sarebbe scomparsa. Quella bollicina gialla che avete visto comparire è un bonus DNA, ovvero voi la scoppiate e vi vengono accreditati dei punti DNA bonus. Vi stavo dicendo prima, le news. Allora, le news sono, vi appaiono sia qua sopra, sia quelle particolarmente importanti vi appaiono come pop-up. Potete sfruttarle nel senso che magari ci sono catastrofi, terremoti, alluvioni, scemenze. Ogni tanto vi avvisa di qualche cosa che sta succedendo nel mondo. Se è una cosa per voi interessante o che voi potete sfruttare in qualche modo, vi invito a sfruttarla, perché a volte sono cose molto utili. E di solito le news vi informano anche su come sta andando la cura, su come state andando voi, se vi state evolvendo troppo in fretta, se siete troppo letali e cose del genere. Ok, questa è un'altra bollicina DNA, quindi la scoppio e mi viene accreditato DNA. Ora ho altri 16 punti, mi vado ad evolvere di nuovo. Acqua 2. Come vedete, ora che mi evolvo, l'infettività va ad aumentare. Abbiamo infettività, gravità, letalità. Per adesso la gravità e letalità sono molto basse. Il mio scopo al momento è aumentare l'infettività. Andiamo avanti. Ecco, questo è un esempio di news a noi molto sfavorevole: nuovi filtri sterilizzanti negli aerei. Ciò significa che per poter contagiare, quindi per potermi diffondere via aerea, dovrò evolvere questa modalità di trasmissione che è aria 1. Dopodiché mi uscirà un'altra opzione, aria 2. Senza di quelle io non potrò usare gli aerei per diffondermi, quindi è una bella rottura di coglioni. Adesso aspettiamo, ecco bene, ci siamo diffusi dalla Cina verso il Kazakistan. Quando vi diffondete appaiono queste bollicine rosse, sì, rosse, viola per modo di dire, insomma.
Se le scoppiate, anche qui vi darà poco DNA. Adesso le scoppiamo, ecco fatto. In questo caso mi ha dato un solo punto. Giappone, perfetto. Iniziamo a diffonderci, come vedete. Adesso bisognerà aspettare un po'. Purtroppo ogni tanto Russia, perfetto. Ogni tanto ci sono un po' di tempi morti. Mentre aspetti di guadagnare i punti DNA necessari per evolverti. Ta 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 ta, quante belle navine che viaggiano. Tra un po' morirete tutti. Ma che bello. Sì, dai però. Oh, perfetto. Abbiamo già contagiato un po' di persone. E infatti ci dice che siamo più contagiosi della tubercolosi. E andiamo avanti. Abbiamo un po' di punti, quindi usiamoli per evolvere area 1. Come vi dicevo prima, ci dice di migliorare per infettare nuovamente gli aerei, quindi dovrò evolvere area 2. Area 1 ancora non basta. Oh, l'Inghilterra, ma che bravo che sei oggi, eh? Perfetto. Oh, il Messico, sì, che bello. La Cina, altro vantaggio della Cina, è di essere molto molto ben collegata. È collegata, come vedete, con l'Inghilterra. Oh, siamo già più contagiosi dell'HIV, perfetto. È collegata via nave, via aereo con l'Australia, con l'India e tramite terra, ok, di questo vi parlerò dopo, tramite terra si arriva molto facilmente alla Russia e al Medio Oriente, il che è comodo, devo dire. Questo. La sanità in Australia rallenta il contagio. Come vi avevo detto prima, i paesi ricchi sono molto più difficili da contagiare ed è molto più difficile una volta che li avete contagiati trasmettere la malattia. Perché hanno un sacco sacchissimo di farmaci. Che cosa facciamo noi? Evolviamo l'abilità di resistenza ai farmaci. E così loro rimangono belle che ciulati. Perfetto. Aspettiamo ancora un po', visto che abbiamo perso un sacco sacchissimo di DNA. E nel frattempo abbiamo conquistato gli Stati Uniti. Bene, bene. Ok, andiamo ancora avanti. Oh, il Madagascar, perfetto. Ah, questo è un problema. Eczema presenta sintomi mutati. Che cos'è l'eczema? L'eczema è un sintomo. Come vedete, è sbucato fuori da solo. Ogni tanto vi può capitare che avvengano mutazioni. Perché questo è un problema per noi in questo momento? E appena riesci ad avere qualche sintomo, ti sgamano in pieno. Al momento noi non siamo ancora stati sgamati. Quindi vedete che non è stato individuato? State tranquilli che ora che si è presentato un sintomo, tra pochissimissimo ci individueranno. Vediamo quanto tempo ci mettono, ma credo veramente poco. Nel frattempo ho accumulato abbastanza DNA per evolvere area 2. Quindi lo faccio. E no, visto che mi stanno per sgamare, evolvo questa abilità che è il rafforzamento genetico. L'agente patogeno diventa più difficile da analizzare in laboratorio, quindi diminuisce la velocità delle ricerche future. Ci conviene metterlo. Ed ecco che ci hanno sgamati in pieno, evviva! Nuova malattia leggera si diffonde, quindi un medico cinese ci ha sgamati in pieno. E vabbè, prima o poi doveva capitare. Stanno iniziando a lavorare ad una cura. Ora dobbiamo cercare di non farci accoppare. Quindi possiamo evolvere delle abilità che ci permettano di evitare un pochino di essere curati, oppure sfruttare i sintomi. Questo è il sintomo insonnia. Rende le persone irritabili e meno produttive. Costa poco, evolviamolo. E abbiamo anche paranoia, irrazionalità e malattia mentale. La sfiducia nelle vittime e nei confronti altrui li porta a non cercare cure e a non cooperare con gli altri, che è proprio quello che vogliamo. Visto che abbiamo ancora punti DNA, abbiamo infiammazione. Questo può avere effetti fatali. Lo evolviamo perché ci aspettiamo poi di poter evolvere un'altra abilità, che vedremo tra poco, e che ci tornerà tantissimo utile contro la cura.
Prima morto in Cina, quindi stiamo iniziando a diventare un pochino letali. Nel frattempo il mondo pian piano si sta contagiando. La Cina ci chiude i confini, non ce ne frega niente perché tanto ormai quella è presa. Vediamo adesso che cosa succede. Ok, abbiamo conquistato l'Italia e stiamo iniziando a conquistare l'Africa. Il Canada, preso. Ok, andiamo avanti. Spagna. Oh, molto bene. Anche l'Arabia Saudita, che anche lei è molto ben collegata, di conseguenza ci torna utilissimo. Abbiamo il nostro batterio è stato inserito nella lista d'allerta. È molto contagioso, si diffonde molto molto in fretta, di conseguenza spaventa. E se spaventa, la cura aumenta vertiginosamente. Ora ci dice che è diventato più contagioso del raffreddore comune. Il raffreddore comune è la malattia più contagiosa al mondo, cioè il virus più contagioso al mondo. Di conseguenza, siamo molto molto infettivi. Ok, vediamo a questo punto quanti e quali paesi ci mancano da infettare. Li guardiamo nella lista dei paesi in salute. Ce ne sono ancora parecchi, come potete vedere. Sono ancora tanti tanti. I paesi più difficili da infettare sono le isole, soprattutto i Caraibi, il Madagascar, l'Islanda e la Groenlandia. Sono paesi veramente ostici, molto ostici. Ok, abbiamo una buona quantità di punti DNA. Che cosa possiamo fare? Per bloccare la cura, evolviamo paralisi. L'agente patogeno distrugge i neuroni di movimento per causare paralisi. È molto più difficile da curare e potenzialmente letale. Evolviamolo perché non vogliamo che ci curino. Allo stesso tempo, qui, visto che ci si è evoluto eczema mutando da solo, ora abbiamo l'abilità sudore. Evolviamolo, ci aumenta un pochino l'infettività. Poi abbiamo tosse. Evolviamo anche questa perché ci dà un vantaggio nei climi freddi. I climi freddi sono molto difficili da prendere. Come dicevo, la Groenlandia è uno dei paesi più difficili da conquistare. Abbiamo anche polmonite, evolviamola. E ci piace tanto anche edema polmonare. Ma sì, mettiamolo. Mazza, ma quanti punti DNA ho? Evolviamo anche diarrea, che aumenta molto l'infettività. E per adesso credo non possiamo fare altro. Ok. Stiamo nel frattempo infettando nuovi paesi. Speriamo che non mi inchiappettino con la cura, che non mi fottano. Sì, un po' rapido magari. No, la Groenlandia l'ho già presa. L'Islanda? Sì, le ho prese entrambe, perfetto. Qua mi ha detto che uccide a gran velocità, ma a me non me ne frega un cazzo. Ah, oh sì, mi dice che mostra schemi di mutazione straordinari. E questo mi torna utile perché dice che questo passo indietro danneggerà i tentativi di trovare una cura. I miei geni mutano molto facilmente, di conseguenza, un po' come l'HIV, viene difficile curarmi. Evolviamo un po' di queste abilità, che ci aiutano un sacco a rallentare la cura, che come vedete è ancora soltanto al 18%. Bam bam bam, ecco. Avete visto comparire quelle bollicine blu che io disgraziatamente ho cliccato? Quelle sono le bolle blu cura. La cura di solito viene presa in mano da un paese, in particolare, che guida la cura globale. Questo paese farà viaggiare un bel aeroplanino e quando arriverà a destinazione... Oh mio Dio, sono mutata di nuovo, va bene. Quando l'aeroplanino arriverà a destinazione appariranno quelle bollicine blu. Voi dovrete farle scoppiare perché altrimenti la cura andrà su. Ha ucciso più persone della peste. Molto bene. Eccola qui, la bollicina. Perfetto. Evolviamo ancora un po' di sintomi. Allora, abbiamo la follia. È molto più difficile da curare, grazie alla follia. Quindi evolviamola. Nel livello mega brutale, dobbiamo a tutti i costi combattere la cura. Ricerca globale concentrata sulla cura. Si stanno un pochino incazzando, Un pochino. Si stanno un pochino incazzando e mi sa che vogliono farmi il culo.
E quindi io li ciulo, facciamo evolvo resistenza batterica 2 per sopravvivere in tutti i climi. Ah, posso evolvere anche la 3? E allora evolvo anche la 3, perfetto. E adesso mi sa che mi converrà andare al risparmio. Perché grande terremoto in Libia, non me ne frega più di tanto. Ha ucciso più persone dell'influenza spagnola, ciò mi rende molto fiera. Nel frattempo accumuliamo DNA, mentre questo simpaticone continua a... Merda. No! È già al 52%, 53%. Aiuto, secondo me perderò. Sì, secondo me perderò di brutto. Perché va su molto alla svelta, troppo alla svelta. E c'è la Nuova Zelanda che sta iniziando a darmi dei problemi con la sua bollicina blu di merda. Porca puttana. Allora, evolviamo la resistenza ai farmaci 2. Voglio morire. Bastardi. No. Siete degli stronzi. Ma come 75%? Brutti stronzi di merda. Dai, Canada, su un po' di vita. Dio mio. Sì, va bene, ciao. Ma da quando in qua ci sono i voli diretti dalla Nuova Zelanda all'Arabia Saudita, dall'Arabia Saudita? Ma che cazzo di gioco di merda. Allora, abbiamo conquistato quasi tutto il mondo, quindi quasi tutto il mondo è malato. Iniziamo a fargli un pochino il culo. Evolviamo fibrosi polmonare. Scusate. E adesso risparmiamo per collasso organico totale. Costa 67, che è tantino. E non so se ci arriverò perché mi stanno per curare. Bastardi. Intanto ho evoluto anemia. Merda, qua mi sa che mi aprono in due. Oh cazzo, è arrivata a 100. Basta, sono ciulata, sono morta. E vabbè, ciccia, mi hanno curata e come vedete adesso sto morendo, va giù molto velocemente il numero degli infetti. E no, no, cosa fai? No, non farlo, no, no. E vabbè, niente, cosa volete che vi dica? Io non ce l'ho fatta. Bastardi. Affanculo, stronzo di merda. Ho preso uno, ma in vita mia ho preso uno. Mega brutale il cazzo. Vabbè, come avete visto, ho già completato altri mega brutali. Il batterio è qualcosa di irritante e ostico. Ci riproverò un altro giorno sperando di riuscirci. Ma fino adesso non ce l'ho fatta. Nel frattempo, niente, godetevi lo spettacolo se vi è piaciuto. Perlomeno avete avuto una minima idea di come si gioca, se non ci avete mai giocato. Quindi vi saluto. Ciao ciao.